Sto registrando questo video perché volevo un po' mostrarvi che cosa ho fatto durante questa specie di quarantena, seconda parte. Però, un momento, forse non sono ancora in outfit ufficiale. Eccoci qua. Come fa la gente a fare tutte queste stronze? Eccoci qua, dall'antro della mia officina. Intanto vi... Oggetti scenici fuori posto. Sono qui per mostrarvi un po' cosa ho fatto durante questa quarantena 2021 edition. Ho deciso di fare questo video perché tanti ragazzi magari vivono ancora in casa con i genitori, non hanno molta dimestichezza con gli attrezzi, non sanno dove andarli a prendere, non sanno quanto spendere, cos'è necessario e soprattutto cosa fondamentale, come tenere organizzato lo spazio. Problema che io ho avuto e ho tuttora, infatti spero di mantenere questo buono proposito che mi sono fatto. Comunque, veniamo al dunque. Come potete vedere, questo è il mio angolino di un garage normale con cui condivido l'affitto con la signora di casa, la mamma. E volevo un attimo mostrarvi quali sono state le modifiche fatte durante questa quarantena. Il mio obiettivo fondamentale era quello di creare uno spazio organizzato. È molto più semplice da tenere pulito, perché il problema principale che ho avuto, soprattutto durante la costruzione, diciamo, della signorina qui, è stato che il garage era un disordine, non trovavo attrezzi, non trovavo chiavi, lasciavo una cosa da una parte, spariva, oppure magari il lavoro si protraeva per giorni e quindi la roba veniva lasciata qui a marcire. E appunto, come vi ho accennato, non sono l'unico convivente di questa casa, mi sembra anche più professionale, più serio tenere un posto più organizzato, e quindi ho deciso di darci dentro con i weekend chiusi in casa a lavorare qui giù nel mio garage. Le cose che io reputo fondamentali da avere in officina sono ovviamente un bel banco, questo qui, dove poter smartellare, smontare pezzi, eccetera, senza avere troppe preoccupazioni, ecco. Quindi vi faccio vedere un po' la mia postazione. Allora, il banco, così come lo vedete, è composto da il banco effettivo, fatto semplicemente da delle traverse di legno, e poi da questa arcata superiore che ho deciso di trasformare in questa parete chiusa a cui poi ho applicato tutto quanto. Ma adesso andiamo nel dettaglio. Il banco è costituito da questo portaattrezzi che ho sistemato in questo modo, in modo da avere le cose principali, quelle che possono servire anche nell'utilizzo quotidiano, insomma, di una casa, quindi cacciaviti, pinze, cricchetti, forbici, eccetera, che sono a portata di mano. E questo viene da Leroy Merlin. Questo invece è tutto un blocco che ho acquistato da Amazon, metterò il link in descrizione. Si tratta di un portaattrezzi a parete con questo sistema, diciamo, a incastro, così a scorrimento dall'alto, e mi è costato solo 35 euro, per questi pannelli. Con tutte queste cassettine portaoggetti che io ho sistemato in questo modo, dovrò ancora andarle a riempire. Qui invece ci sono attrezzi per la lavorazione della pelle, dei grembiuli che uso quando lavoro, e le cassettine varie, portaattrezzi, portabussole, eccetera. E la mitica saldatrice che mi aiuta nelle mie build, nei miei lavori, nelle mie riparazioni. Qui invece veniamo alla seconda parte, che è quella ancora un po' work in progress, che devo finire di sistemare e riordinare. Infatti, come potete vedere, è un po' un macello, però ci tenevo a farvi questo video e poi successivamente a mostrarvi l'update. Qui è dove la moto viene, diciamo, stazionata, parcheggiata normalmente, quindi l'ho infratto qui nell'angolino perché giustamente qui in realtà ci va un'altra macchina. Qui ho intenzione di andare a posizionare tutta la mia attrezzatura, tutti i miei strumenti fissi, come potrebbe essere il trapano a colonna, una smerigliatrice da banco che devo ancora acquistare e quello volevo essere un angolino dove tenere magari il computer quando scendo giù a montare qualche video o semplicemente a passare del tempo. Della collezione appunto comprata durante la quarantena è stato questo carrello. Anche questo viene da Amazon, molto basilare, non di eccessa costruzione, ma per un principiante comunque può andare più che bene. Aggiungo anche di questo il link in descrizione, ma si tratta appunto di un carrello da officina con due cassetti e un ripiano grande che si apre così a saracinesca e qua si può anche chiudere così.
Qua adesso c'è un disastro, ma andrà a contenere tutti gli strumenti tipo trapano, tipo smerigliatrice per tenerli nascosti. Poi qui invece abbiamo la valigetta con gli attrezzi in pollici, qui un po' di schifezze. Insieme al carrello chiaramente viene anche la parte superiore che è separabile, scomponibile, molto simpatico perché appunto anche questo ha diversi cassetti e scompartimenti. Una parte superiore che si apre e contiene anche dei blocchi qui in modo da magari tenerla ferma se dovete portarla in viaggio e tutto quanto si può chiudere a chiave, lontano da occhi e mani indiscrete. Successivamente questo è l'angolo un po' del disastro che si va ad aggiornare costantemente, ovvero lo scaffale dove tengo i caschi. Qui ho tutti i miei prodotti, olio, taniche di benzina. Questo è un mobile dove tengo i colori, tutte le bombolette per colorare, più tutta l'attrezzatura da campeggio nel ripiano sotto. Taniche, importante sempre averne qualcuna, specialmente queste se fate i tagliandi in casa, sono le taniche per raccogliere l'olio esausto. Insomma, due taniche da 8 litri ciascuna, 9 euro su Amazon, sono un ottimo prodotto da tenere in casa, giusto per l'evenienza. Altro piccolo trick molto fondamentale, questa striscia di LED comprata pochi euro su Amazon, ha già un adesivo sotto e quindi l'installazione ci mettete veramente poco. Qui devo ancora sistemare i fili per toglierli via dalla vista e tenere tutto più pulito e organizzato e insomma il tour è più o meno finito. Quanto è importante avere l'attrezzatura a portata di mano? Per me molto. E avere uno spazio così organizzato e voi direte, questo posto non mi sembra poi chissà che organizzato, pulito e professionale, ma vi faccio vedere delle foto, se le trovo, tipo, eccole. Non avevo spazio per mettere attrezzi, tutto buttato, mischiato insieme. Che cosa succede? Avere un posto disorganizzato fa sì che la nostra testa già parta maldisposta nel voler venire giù in garage dopo una giornata di lavoro e questo ti getta già automaticamente nel baratro della poca voglia di fare. Avere il proprio angolino personale dove meditare, dove creare, dove semplicemente passare un po' di tempo in maniera produttiva è molto importante per me. Quindi consiglio a tutti quanti di prendere un pochettino in mano la poca voglia di fare e la buona volontà, specie di questi tempi dove siamo costretti a stare chiusi in casa, si spera ancora per poco, e di sistemare qualsiasi spazio voi abbiate a disposizione. L'attrezzatura, gli attrezzi, dove comprarli, come comprarli. Vedete, io fino a qualche anno fa non avevo alcun tipo di esperienza con i motori. Invece, piano piano, dettato dalla necessità, ho cominciato a comprare i miei attrezzi, perché quando ho comprato il primo custom, ed è questo, è veramente questo il bello del mondo custom, avevo un'idea più o meno chiara di come volevo realizzare la mia motocicletta, il dragster, e quindi sono partito con il comprare una moto e pian piano, essendo un po' scottato dalle esperienze con le officine locali, quindi ho deciso di cominciare a fare da me. E pian piano ho imparato, ho cominciato a saldare i miei primi supporti sulla moto, brutti ma funzionanti, facendo i lavori da sé, scontrandosi con problematiche che possono essere anche semplicemente un bullone particolare, degli attacchi, dei blocchi, qualcosa da tagliare, qualcosa da avvitare. Gli attrezzi pian piano vanno ad accumularsi. E perché? Perché vi serve, avete riscontrato un problema, vi serve, lo andate a comprare. Non serve fiondarsi nel primo negozio di bricolage. Approfittate delle offerte. Vi serve il kit di attrezzi, la chiave oppure la bussola, così riscontrate che la valigetta costa 10 euro in più rispetto al singolo pezzo che vi serve. Prendete la valigetta, ritroverete degli attrezzi che prima o dopo vi verranno in aiuto. Altro esempio stupidissimo, Parkside. Cioè, ragazzi, ma parliamone, ma la Parkside che figata è? Cioè, noi non abbiamo il Walmart o quei grandi magazzini americani dove tu vai distese di scaffali infinite a perdita d'occhio, chiavi, bulloni, munizioni, fucili d'assalto. No, noi abbiamo la Lidl. Che comodità è nel XXI secolo uscire da casa e avere una Lidl dove tu entri per comprare l'insalata, il pane e te ne esci con una saldatrice a filo.
Tu al supermercato entri e vediamo pollo, carne, pane, caffè. Oh, guarda, e mentre vaghi per gli scaffali inciampi su una saldatrice a filo, su una tagliatrice al plasma, su un compressore, sulle luci a LED, le bombolette, kit di cacciaviti. È il futuro. Parkside, se stai guardando questo video, se qualcuno di voi lavora, sponsorizzato, ma a me non serve, mi accontento, buttatemi qualche prodottino così. L'app della Lidl, mi mandate lì, tac, coupon, io prendo, faccio i video. Uomo più contento del mondo. Anche occasioni di questo tipo, per esempio, la spesa alla Lidl, vedete gli attrezzi della Parkside, non saranno top quality come potrebbero essere Beta, USAG, queste cose qui, però per un principiante, per qualcuno che magari deve usare un attrezzo che gli serve quella volta lì e poi per chissà quanto tempo non toccarlo più, ci sono prodotti veramente eccezionali. Sfruttare queste occasioni, sfruttare magari i combo pack tipo le valigette, sfruttare l'offerta della Lidl, sfruttare la cosa che arriva su Amazon. Non abbiate paura che pian piano la collezione aumenterà. Le competenze al giorno d'oggi, secondo me, uno può crearsele. Non abbiate paura di domandare, non abbiate paura di sbagliare, perché io sono partito con quest'ottica. Se devo fare un lavoro alla moto, devo portarla da un meccanico. Il meccanico mi tocca pagarlo. Perché prima non provare a farlo da solo? Sbagliando si impara. Se poi incorrete in un qualche problema che vi blocca, che non sapete, si può domandare ai più esperti. Chiedete, qualcuno vi saprà dare la risposta. Non sono un meccanico, non sono un customizer, sono un appassionato che si fa i lavori in casa e che pian piano ha sviluppato una piccola collezione di attrezzi e che giorno dopo giorno si mette alla prova. Mi piace mettermi alla prova, perché se sono partito da qui, adesso sono qui, un domani posso arrivare qui e a mia volta essere quello che dà i consigli alla gente meno esperta. Quindi questo è quanto, ci vediamo al prossimo video e intanto, dopo tutta questa trafila, la bestiola parte, vediamo in strada, ragazzi. Poi non lo so, cioè, al giorno d'oggi, ma chi è che non ha bisogno di saldare a casa qualcosa? Nessuno pensa, vivi in centro, tac, saldi, vivi in campagna, saldi.